10 saggi riguardanti temi affrontati in altrettanti convegni di studio in circa 30 anni di ricerche. Il volume In Basilicata nei secoli XVII-XX, Uomini, istituzioni, mercato, un equilibrio difficile, edito dalla Congedo di Galatina, è la testimonianza di un impegno storiografico mai venuto meno in tutti questi anni. Le trasformazioni agrarie, penso alla relazione Gaudioso del 1734, o all'inchiesta Stefano Jacini di fine 800 fino alla riforma fondiaria del dopoguerra, sono il filo conduttore di uno studio che si sofferma su quella modernizzazione difficile che ha segnato la storia della Basilicata in questi ultimi secoli. Bene ha fatto l'Associazione per la Storia Sociale del Mezzogiorno e dell'Area Mediterranea, e in particolare il presidente Bruno Pellegrino, a promuovere l'iniziativa editoriale che si inserisce nel solco dei proficui lavori, sempre di grande interesse scientifico e culturale, editi in questi ultimi decenni. L'Associazione Giustino Fortunato, piccola patria della Lucanità a Napoli, ha voluto ospitare l'altra sera il Circolo Spaventa Filippi per la presentazione del volume di Assante, che ha vinto l'ultima edizione del Premio Letterario Basilicata. Il presidente Giancarlo Laurini, araldo di un sodalizio impegnato nella salvaguardia e nella difesa delle tradizioni della cultura lucana, ha ricordato di Assante lo storico di lungo corso, oggi professore emerito di storia economica, della già Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Perché sono questi in molte realtà Dal suo canto, Santino Bonsera, presidente del circolo culturale Silvio Spaventa Filippi di Potenza, ha ricordato le tappe più significative del premio Basilicata istituito nel 1972. Dicevo uno stigma particolare perché questa premiazione è stata, diciamo, si è stata voluta in certi studiosi, perché hanno voluto in un certo qual modo marcare la 45ª edizione del Premio Letterario Sono seguite Basilicata. tre relazioni, la prima di Giampaolo D'Andrea, capo gabinetto del Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo ripercorso altri momenti della storia della Basilicata e abbiamo ricostruito alcune figure che di quella storia sono state protagoniste, non solo della storia regionale, ma che hanno avuto anche una notorietà a livello nazionale. Ha poi parlato Vincenzo Giura, emerito di storia economica nell'Università di Napoli, Federico II. Volume mi permette, se non di ridurre, almeno di attenuare il senso di colpa che ho nei confronti della Basilicata e che nasce dal fatto che, contrariamente a lei, che ha mostrato tanto interesse per una Quindi è lettura. stata la volta di Renata De Lorenzo, ordinaria di storia contemporanea all'Università di Napoli, Federico II. Una persona che si è preparata, conosce il territorio, ha studiato, essendo originario della Basilicata, e quindi ha una formazione specifica e si crea nella. Si rega nella. Lo aspettavo minimamente una grandissima accoglienza. La prima in Senato. Era ancora fresco di stampa, il professore Pellegrino lo portò perché l'associazione lucana fu insignita della targa del presidente.